Io vivo la vita religiosa, sono appunto della comunità fondata da Don Divo Barsotti. Sono circa 30 anni che vivo in un monastero dove l'attività principale è certamente la preghiera. E il titolo di questa meditazione, Si può vedere Dio, è un titolo difficile, provocatorio, ma viene tutto da un interrogativo che mi fece mio padre quando gli diedi la triste notizia che mi sarei fatto monaco dopo aver appunto fatto degli studi di tutt'altro genere, scientifici, e avrei dovuto anche prendere le redini della sua successione nel lavoro. Quando si arrivò sul più bello, appunto, gli diedi questa notizia e che lo fece rimanere scioccato, e quando mi accompagnò nel luogo dove poi sarei dovuto andare a vivere fu ancora peggio, perché io gli avevo detto che era una comunità molto grande, monastica, e lui si immaginava il convento, i frati, eccetera, e invece era una piccola casa vicino a Firenze dove c'era solo un sacerdote, Don Divo Barsotti, all'epoca non c'era nessun altro, che lui quando vide dove andai a finire mi disse: ma cosa vieni qua a fare? Dove sono? Ma prima mi disse: dove sono gli altri? E gli altri non c'erano. Dico: papà, guarda, siamo io e Don Divo Barsotti, eccetera. E lì si inquietò parecchio, no? Poi mi prese da una parte e mi disse: senti, ma cosa vieni qua a fare? E io dissi: vengo qua per vivere una vita religiosa di preghiera. Pregare chi? Pregare chi? Pregare Dio, gli dissi. E dov'è? Con questo tono, dov'è? E io dissi: ma è qui. E lui mi disse: fammelo vedere. Anche io dissi, mi alzai gli occhi verso il nostro Signore e dissi: senti, io adesso le risposte le ho esaurite tutte. Bisogna che adesso intervenga tu, perché... Però ebbi l'ardore, quando mi disse fammelo vedere, contai fino a tre e gli dissi: te lo farò vedere. Poi dissi: senti, adesso fai tu, perché io veramente oltre non posso andare. E su quel momento lui girò i tacchi, se ne andò, stette via qualche ora, poi dopo andò via abbastanza inquieto. E voi mi direte: ma alla fine l'ha visto o non l'ha visto? Beh, ve lo dirò alla fine della puntata, se l'ha visto o meno. Il grande problema della nostra vita spirituale è che Dio non lo si vede. Sarebbe bello vederlo, sarebbe bello poter dire: se l'ho visto, quindi diventa la sua presenza indubitabile, perché quello che vedo esiste, quello che non vedo non so se esista o meno. Devo, come Tommaso, toccare, vedere, allora rendermi conto dell'esistenza. In realtà non è così. In realtà non è così. Facciamo un esempio allora. Al tempo di Gesù molti lo hanno visto, non c'è dubbio. I discepoli lo hanno visto, San Giuseppe lo ha visto, gli abitanti di Nazareth lo hanno visto, i farisei lo hanno visto, perché hanno anche combattuto con lui, hanno parlato con lui. Quindi loro hanno avuto la visione di Gesù. Un certo invece San Paolo, all'epoca Saulo di Tarso, conoscete la storia, un giorno andava a Damasco con tutt'altra intenzione, l'intenzione di mettere in prigione i cristiani. Non solo non aveva mai visto nostro Signore, ma combatteva questa che per lui era una setta pericolosa. Conoscete l'episodio, cosa succede sulla via di Damasco? Cosa dice il testo degli Atti degli Apostoli? Vide una grande luce e sentì la voce che diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Poi è tutta la vicenda, rimane cieco tre giorni, gli si aprono gli occhi e diventa quel San Paolo che conosciamo, cioè diventa uno la cui vita cambia radicalmente per sempre, diventa un uomo appassionato di Dio, diventa un uomo che parla solo di nostro Signore Gesù Cristo, che converte e che convince, che ha un coraggio da leoni per affrontare i giudei
i farisei da cui lui veniva, dicendo: Cristo è figlio di Dio, è il vero Messia, e affrontare anche tutto il mondo pagano, convincerlo dell'esistenza, della realtà, della presenza di nostro Signore Gesù Cristo. E San Paolo Gesù non lo vide mai, perché lì a, come si chiama, a Damasco, quando ci fu l'episodio, si dice negli Atti degli Apostoli, vide una grande luce, ma la grande luce non è Cristo. Anch'io vedo una grande luce. Se vado nel deserto del Sahara il 31 luglio a mezzogiorno, vedo una grande luce, guardo il sole, ma non è Gesù, non è Dio. Allora che cosa successe a San Paolo? Cos'è questa grande luce? Allora la domanda è questa: i farisei lo videro, San Paolo no. Chi è che l'ha incontrato veramente? Va bene, allora vi siete tirati la zappa sui piedi. San Paolo l'ha incontrato, ma non l'ha visto. Allora vuol dire che la visione vera di Gesù, l'esperienza del Cristo risorto, non è con i nostri occhi. Non deve essere con gli occhi. Perché la visione con gli occhi non è detto che mi faccia immediatamente accedere alla fede in Dio, in Gesù Cristo. Vi ho detto, i farisei l'hanno visto, ma sono rimasti come erano prima. La visione con gli occhi è ingannevole. Non dice la verità, non mi fa accedere alla fede. Faccio un altro esempio, io adesso sto parlando con voi, va bene? Mettiamo adesso, colpo di scena, qui c'è Don Lorenzo, alla mia destra appare Gesù. Improvvisamente, tac, appare. Avete presente le apparizioni? Fatima, Medjugorje e quant'altro. Appare Gesù. Io mi fermo, vedo Gesù qui alla mia destra, ubi maior, minor cessat, si ferma. E voi dite, ma è apparso Gesù, c'è Gesù, non lo vedi? Allora io mi fermo, lo guardo. Voi cosa fareste? Ah, certamente rimareste emozionati, forse qualcuno si metterebbe in ginocchio, tutta la vostra attenzione sarebbe su di lui. E se io invece vi dicessi, ma guardate, secondo me questo non è Gesù. E Gesù invece se dicesse, no, sono io, guardate, sono le stimmate, sono la barba, capelli, sono io, e io dicessi, secondo me questo non è Gesù, voi a chi credereste? Siate sinceri. E Gesù diventasse pieno di luce e dicesse, sono venuto a trovare i miei amici di Serravazzoni, il Don Leonardo, il vostro parroco, a chi credereste? 3, 2, 1, oh. Dovreste credere a me, nel senso che ovviamente, evidentemente non sono io che devo dire a nostro Signore cosa deve fare o meno, ma ci sono state nella storia delle visioni in cui l'apparizione non era o la Madonna o l'angelo o nostro Signore, non lo era, ci sono state. Chi era che si celava sotto queste apparizioni? Il maligno, e lo dice anche San Paolo, che a volte si può presentare come angelo vestito di luce. Ricordatevi sempre che il demonio difficilmente appare con le corna e con la puzza di zolfo e con la coda del forcone. Se apparisse così scapperemmo via tutti. Il demonio si presenta sempre come attraente. Può succedere a volte anche l'inganno dell'apparizione visibile. Benissimo, potrebbe anche essere Gesù, intendiamoci. Ma non a caso le apparizioni vengono invece sottoposte al vaglio di una sapienza della Chiesa che può anche sbagliare, intendiamoci, però la Chiesa dice andiamo a vedere se questa è un'apparizione, ci sono le caratteristiche proprie di un'apparizione, eccetera, eccetera. Va bene, questo per dire come la vera esperienza di Dio non è mai esteriore, mai viene dall'esterno. La vera esperienza di Dio dipende da una visione interiore. Quella di San Paolo è quella che io devo volere, è quella che devo desiderare. Devo vedere Dio, lo devo vedere, devo vederlo, ma non con gli occhi della sensibilità esterna, perché questa inganna o non mi dà la realtà. Anche la Madonna o anche i Santi, quando vedevano Gesù vivo, dovevano accedere al fatto che egli era figlio di Dio. Non vedevano un semplice uomo che camminava, ma il creatore del cielo e della terra.
Gli stessi apostoli, guardate, prima parlavo dei farisei, ma credete che gli apostoli avessero subito una fede immediata che quello fosse il figlio di Dio? Ma no, hanno dovuto fare un lungo cammino anche loro. Tant'è che si meravigliavano quando ci fu la tempesta sedata, si domandavano, ma chi è dunque costui? Eppure vivevano con lui, avevano visto. L'accesso a Gesù non è mai dovuto appunto a una visione esterna, ma a un'esperienza interiore, a una visione interiore. Come viene la visione interiore? Ecco il punto, come avviene. Voi mi dite, ma beato San Paolo, io non sono San Paolo. Io non sono mai caduto da cavallo, io non ho mai avuto una visione di Dio interiore. Non è vero, l'avete avuta, perché se no non sareste qui. La traccia di una visione interiore rimane sempre, e quando l'abbiamo avuta, è che noi dobbiamo pian piano vederla e riconoscerla. La via di accesso, l'ingresso per la quale questa apparizione viene a noi da San Paolo in poi, sapete qual è la strada, il portone? La via? Vediamo chi indovina. La preghiera? No, no. L'accesso, che è lui che deve venire. È che Dio vuole venire in noi. C'è una porta, anzi abbiamo due porte per farla entrare. Sono queste due porte posizionate sulla testa. Chi è che ha detto ascolta? Bravo. Queste due porte si chiamano orecchie. Lo dice San Paolo nella lettera ai Romani, fide ex auditu, vuol dire la fede viene dall'ascolto. L'ascolto è la categoria principale per vivere l'unione con il Signore, l'accesso a Lui. E la seconda è la fede, l'ascolto e la fede. La fede viene dall'ascolto. Una volta che ho ascoltato, si crea in me, si realizza in me la presenza di Gesù risorto. E attraverso l'esercizio della fede, quindi io esercito la fede e chiedo una fede sempre maggiore e sempre crescente, si realizza l'unione più profonda con il Signore. Tant'è che nell'Antico Testamento c'è un continuo richiamo da parte dei profeti, da parte di chi ha scritto i libri, ad ascoltare il Signore. Qual è il ritornello continuo del Deuteronomio? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. I profeti vengono mandati e dicono ascoltate la voce del Signore, tutti i salmi, ascoltate. E quando finalmente appare Gesù nella sua visibilità, cioè nella carne, un giorno va sul monte Tabor, si sente la voce del Padre, che non parla mai il Padre, per tre volte, dice sempre la stessa cosa, al battesimo, al Tabor e prima della Passione. Cosa dice il Padre? Questi è il mio figlio prediletto. Ascoltatelo. Verrebbe da dire, questo è il mio figlio prediletto, guardatelo. Finalmente vediamo Dio, il più bello tra i figli dell'uomo. No. Neanche ora, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Vuol dire che l'ascolto di Gesù, che è la parola del Dio vivente, fa entrare Gesù in me. Se io ascolto la sua parola e vivo secondo la sua parola, Dio vive in me. Guardate, questo io potrei già andare via. Se io ascolto la sua parola e vivo quello che ho ascoltato, Dio vive in me. Avete mai sentito persone che mi dicono beato te che hai la fede, io non ce l'ho, oppure Dio dà la fede ad alcuni, beati loro, a me non me l'ha data. Avete sentito voi questo? Dovete assolutamente ribellarvi di fronte a questo. Non è vero che Dio dà la fede ad alcuni e ad altri no, se no con quale criterio dà la fede ad alcuni e ad altri no? Dio dice se stesso a tutti, sia direttamente, se uno conosce la Chiesa, vive nella Chiesa, ascolta la Chiesa, oppure Dio dà se stesso a tutti nella voce della coscienza, come dice San Paolo, Dio entra in tutti. Allora io, se persone si avvicinano a voi e dicono io non ho la fede, voi dovete fare così, senti, prova a vivere per una settimana come se tu l'avessi.
Prova a vivere per una settimana secondo la legge di Dio. Prova a far finta che sia vero. Vivi così. E vi diranno, no, meglio di no. Preferisco stare nel mio peccato, cioè nella mia libertà di fare quello che voglio. L'uomo ha un terrore di perdere la propria libertà, di dover dipendere da qualcun altro. Ecco perché non riesce a essere docile, perché ha paura di perdere la propria libertà. Ma se io ascolto il Signore, appunto che dicevo, lo ascolto attraverso le orecchie e nella fede aderisco pienamente a quello che Dio mi dice, Dio si espande in me, la vita dello spirito diventa viva e la mia anima lo vede, i miei occhi lo vedono, la mia vita interiore lo riconosce, io riconosco la voce del pastore, la voce dello sposo e più vivo così, più la mia anima viene portata ad alimentare questa preghiera. Come diceva Charles de Foucault, conoscete Charles de Foucault? Mai sentito? Sì, famosissimo Charles de Foucault. Non credeva in nulla, era un godereccio, era un ateo, era stato espulso dall'esercito francese per indisciplina, era soprannominato il porco. Bello come soprannome, no? Mi piacerebbe, no? Il porco. Ma non per la vita immorale, perché mangiava, faceva dei festini in continuazione, bel tipo, eh? Un giorno la sorella dice, senti, non puoi più vivere in questa maniera. Vai a parlare con un sacerdote. Andò a parlare dal suo parroco, Abbé Gouvelin. Charles de Foucault va da lui e dice, senti, vorrei parlare un po' su Dio, mi ha mandato mia sorella. E il prete gli disse, va bene, si confessi, si mette a ginocchio. No, veramente vorrei parlare un po', non subito a confessarmi. Capito? Si mette a ginocchio. Ma che devo parlare in ginocchio? Sì, devi parlare in ginocchio. Ma io non voglio confessarmi, si confessi. Insomma, alla fine si mette in ginocchio e si confessa. Il sacerdote gli dà come penitenza quello di pregare per una settimana e dire questa parola. Dio, se esisti, batti un colpo. Una settimana. Lui fa questa preghiera per una settimana e quando fa questa preghiera, alla fine diventa Charles de Foucault. Sceglie Dio e decide di entrare nella trappa. Voi capite come l'esperienza di Dio, quando viene accolta, desidero e conoscere il Signore per quello che è, Dio non solo batte un colpo, ne batte 10, ma l'uomo deve perdere tutte le sue resistenze, le sue difficoltà di fronte alla resistenza, alla grazia. Come vi dicevo, quello che conta è accogliere appunto la sua indicazione e vivere secondo i criteri e la fede. Damasco è un'esperienza interiore che serve tanto per incominciare. Poi Gesù Cristo penetra in me. Se non c'è questo passaggio non serve a niente. Anche l'obbedienza alle leggi non serve, perché Gesù è una persona, è un volto da ammirare, da vedere con gli occhi interiori della fede. Le altre religioni non hanno questo Dio personale, non c'è nulla da fare, neanche l'Islam, neanche l'ebraismo. È voglia di dire siamo figli dell'unico padre, no, non è vero, perché nelle altre religioni non c'è questo rapporto diretto con Dio. Pensate che nell'Islam non c'è neanche il rapporto con Dio in paradiso. Ma che razza di paradiso è quello se quando vai là non c'è neanche Dio? E per voi donne, mi dispiace per voi, non c'è un paradiso neanche per le donne. Nel Corano non c'è una parola del paradiso per le donne, si vede che loro non ci vanno, non lo so, dove vanno, non è segnalato, non pervenuto, la donna muore dove va non si sa, un posto per soli uomini, ma è curiosissimo. E poi quando arrivi là non c'è Allah, quando arrivi là non c'è Allah, non c'è. Rimane trascendente anche in paradiso, ma che situazione è questa? Già non lo vedo su questa terra ed è una pena, o se quando muoio non lo vedo neanche di là, è un purgatorio qua, per tutta l'eternità. Bene, l'abissale differenza tra il cristianesimo e tutte le altre esperienze religiose, non parliamo del buddismo e dell'induismo, in cui non c'è neanche Dio, non esiste, sono atei, c'è una divinità impermanente nella vita della natura. Ma non c'è rapporto, io vedo un bel paesaggio, infatti se andate in una chiesa shintoista del Giappone, siete mai stati? Io
Io sono stato con Divo Bersotti, dice andiamo nel tempio shintoista, andiamo pure. Ci sono delle case, dei parquet di legno con delle pareti, senza pareti, che danno su prati, giardini, ruscelli, cascate, va bene, eh? E c'è tutta la gente che si siede e guarda sti prati. Io mi sono seduto per terra ovviamente con Don Divo Bersotti, dopo un quarto d'ora ho detto padre, ma cosa facciamo qua? Ma bello, ah, ma non vedi questi prati, non senti il senso del divino? Ho detto di sì per farti piacere, ma sì, c'è una bellezza della natura, ma è un Dio impersonale, non è persona, non c'è un rapporto di amore, è la voce di Dio, anche per noi va bene questo, il creato, pensate a San Francesco, però San Francesco dice, vede l'acqua e dice laudato sì mi Signore per sor acqua, vedete che parla con Dio, vede il prato e dice laudato sì mi Signore per sor erba, cioè quello che i mezzi parlano di Dio, ma io devo andare a Dio, io ho un rapporto personale con il Signore, un rapporto facciale a tu per tu. Bene, allora con lo Spirito Santo Gesù vive dentro di me, ma non impazzite a questa notizia, Dio vive dentro di me, perché io l'ho ascoltato, l'ho accolto nello Spirito Santo, egli vive in me. Attenzione, non l'idea di Dio, o l'idea di Gesù, la persona di Gesù, perché dobbiamo essere chiari, per esempio, se voi adesso pensate a un vostro figlio che non è qui, lo pensate, l'idea di vostro figlio è nella vostra testa e nella vostra mente, ma lui non è nella vostra testa, la sua persona è fuori di voi, anche se voi adesso lo pensate, lui magari pensa agli affari suoi, questo è vero per gli uomini, ma non per Dio, per Gesù, io in me non ho l'idea di Gesù, io ho la persona di Gesù. Gesù non si moltiplica in 100.000, è uno solo, ma è contemporaneamente in me e in te. E sapete per dimostrarlo cosa ha fatto? Quando nelle apparizioni dopo la resurrezione appare contemporaneamente a Emmaus e da un'altra parte. È lo stesso Gesù, tant'è che gli apostoli si disorientano e dicono ma come fa a apparire in due posti diversi? Alla stessa ora? Questo per dire l'ubiquità, cioè tutto Dio è in me, tutto Dio è in te, non l'idea, ma la persona. Allora qui si capisce che cos'è il cristianesimo. È una storia di amore tra me e Gesù, la persona di Dio. Lui poi mi introduce al Padre. La presenza interna, vi ho detto, è più sicura di quella esterna. Se vedete uno che mentre prega si alza mezzo metro da terra e dite, ma questo è un gran santo, non è vero, può essere magari uno che non va mai a messa e non fa la comunione, la vecchina che invece fa la comunione tutti i giorni, va a fare la spesa, passa dalla chiesa, prende la messa e fa la comunione, riceve il corpo di Cristo, bene, io devo essere più garantito che interiormente il Signore vive dentro di lei e su questo io non ho dubbi. Perché Gesù l'ha detto, rimanete in me e io in voi. Se non ne ho l'esperienza sensibile è un altro paio di maniche. Ogni tanto il Signore mi dà anche a me qualche folata di esperienza sensibile, ma sono sciocchezze, non sono quelle che cerco. Io non ho nessun dubbio, se vivo in grazia di Dio, intendiamoci, che Dio viva in me. Una delle prove che Dio vive dentro di me e lo abbiamo incontrato, sono i santi, sono persone che dopo questo incontro danno la vita per Cristo. Se voi andate in un monastero di clausura, e qui abbiamo i genitori di Elisa che hanno una figlia in questo monastero, guardate le suore, su 10 suore, prendetene una, guardate chi ha uno sguardo luminoso, uno sguardo. Sono state sedotte dal Signore e hanno scelto di vivere con Lui per sempre, come dire, approfondendo questo rapporto con Lui. Ci può essere una follia più grande che chiudersi in un monastero di clausura? Infatti i genitori rimangono sconcertati. Vi ho parlato di mio padre, il quale fino alla fine, l'ultima parola che mi ha detto prima che entrasse a San Sergio, ho detto, se proprio vuoi fare questa roba, almeno fatti frate,
frate francescano intendeva, perché dici i frati fanno qualcosa di utile, te là no. Sapete, l'uomo pratico, padano, fai qualcosa di utile. Bene, la Chiesa può anche essere mediocre, ci possono essere dei preti balordi che tradiscono l'ideale del Signore, va bene? Ok, ma se vi dicevo di queste suore, guardate quella che ha lo sguardo più luminoso e dite, come mai sei qui? E lei vi risponderà, sono stata sedotta dallo sguardo di Gesù, ho visto Gesù in me. Chi vive nel monastero ha visto Gesù, come San Paolo. L'ha visto, io l'ho visto, non c'è dubbio, non sarei qua. Se mi dite che faccia aveva, non ve lo so dire, ma vi posso dire che l'ho scelto da 30 anni e non sono assolutamente pentito. Non mi manca nulla, ho tutto e l'eccesso del tutto. Perché la vita in Cristo è una vita piena, se noi siamo fatti per Dio. Dio solo basta all'esistenza di uno. Bene, i santi sono felici. Anche se sono bastonati, hanno tutte le prove del mondo, sono uomini felici. E che cosa cerchiamo noi nel mondo? La realizzazione in questo mondo? No, cerchiamo la felicità, è vero o no? Cerchiamo l'amore, cerchiamo di essere amati. Ebbene, Dio è amore e Dio è somma gioia, anche se siamo, vi dicevo, tribolati, perché solo Gesù è attraente, solo Gesù riempie l'esistenza. Quando guardiamo un santo dobbiamo corrergli dietro e dire dimmi qual è il tuo segreto. Quando incontriamo un santo dobbiamo dire ma che cosa hai visto? State attaccati a lui, fate come i cani, mettetevi vicini a lui e cercate di carpire, perché il santo non lo vuol mica tenere per sé, lo vuol comunicare. I cani, intendo dire i cocker, i cani fedeli che stanno vicini a una persona santa. A volte quando appare un santo, mi ricordo Padre Pio, io non c'ero, ma quando il vescovo di Padova, adesso si può dire che sono morti tutti, impedì a tutti i diocesani padovani di andare a San Giovanni Rotondo, perché diceva la messa di Padre Pio è uguale alla messa che si dice a Padova, non andate da Padre Pio. Ovviamente più diceva questo, più la gente andava. Padre Pio aveva migliaia di persone che correvano a lui, per quale motivo? Era bello Padre Pio? Mica tanto, era bruttino, oltretutto era severissimo, metà li buttava fuori dal confessionale, si sentivano le urle, via di qua! Non era mica simpatico andare da Padre Pio, sapete? Sapete che come si chiama? L'ingegner Cremonini, uno di Modena, tanto per essere chiari, il vice direttore della Maserati, fu buttato fuori dal confessionale da Padre Pio 17 volte. Ogni volta andava e Padre Pio lo cacciava via. Tornava a Modena arrabbiatissimo, diceva peste e corna, poi dopo sentiva di dover tornare da lui. E ogni volta che tornava lo buttava fuori. Alla 17ª volta gli diede la soluzione. Questo andò fuori dal... un uomo in giacca e cravatta, l'ingegnere, il direttore della Maserati, andò fuori sul piazzale, cominciò a ballare come un pazzo e la gente dice, che ti succede? Padre Pio mi ha dato la soluzione. Fu tanto contento che tornò dentro, disse, padre posso darle un bacio? E disse, vabbè, dammi un bacio. Alla sera l'ingegnere Cremonini, ancora sull'ebbrezza di questa soluzione, si mette in coda perché Padre Pio doveva salire la scaletta per andare in camera, si mostra davanti a lui, Padre Pio lo rigetta, gli fa un gesto come dire, questo ci rimane male, dice Padre Pio ma sono quello di stamattina, e Padre Pio gli risponde certe facce non voglio vederle due volte in un solo giorno. Questo per dire non ti devi attaccare a me, ti ho dato la soluzione, era così Padre Pio. Allora la domanda, era bello Padre Pio? No. Era bello Gesù dentro Padre Pio. L'attrazione era Padre Pio? No. Era attraente Gesù dentro Padre Pio. Padre Pio, come anche gli altri santi, attiravano le folle, perché le folle vedevano il segno, il sacramento della presenza di Gesù. E Padre Pio era un mistico, un santo, va bene. L'attività del monaco è quella di pensare a lui. Chiedete a loro chi è Gesù e essi vi risponderanno, Gesù è tutto.
Avete presente quando San Paolo dice per me vivere è Cristo? Io non ho mai sentito un comunista, e qui ce ne sono, o ce n'erano adesso, non ho mai sentito anche più impestati dire per me vivere è Marx. No. Ho sentito dire io seguo Marx, sono fedele alla dottrina marxista, ma per me vivere è Marx non l'ho mai sentito. Per me vivere è Buddha non l'ho mai sentito. Per me vivere è Cristo, vuol dire che la mia vita è Gesù, si identifica a Cristo. Notate lo sguardo dei santi. Lo sguardo dei santi è uno sguardo luminoso, è uno sguardo glorioso. San Massimiliano Maria Kolbe, quando andò a finire nel bunker della fame, aveva uno sguardo così luminoso, stava morendo di fame e di sete, che quando le guardie entravano a tirar via i morti dal bunker della fame, dicevano: tieni basso lo sguardo, non guardarci. Ma che razza di minaccia poteva essere lo sguardo di San Massimiliano Kolbe? Non stava morendo. Lo sguardo di Kolbe era penetrante, ma penetrante nel senso luminoso, non penetrante, come dire, distruttivo. Questo è lo sguardo di Cristo. Quelli che vivono nelle tenebre non possono reggere. Provate a fare la prova dello sguardo, guardate in faccia uno 5 minuti, dopo un po' questo abbassa lo sguardo difficilmente lo si regge, è uno sguardo luminoso e di amore, sgretola il mondo delle tenebre che tu hai dentro di te. Il santo ha questo sguardo che si appoggia sull'altro, che lo accarezza, che lo guarda in modo luminoso, è Gesù, è Gesù, è Gesù che vive dentro di loro, capite che siamo identificazione. Allora tra l'uomo, come ho detto, è la prova vivente che Dio vive nell'uomo, nel santo. Occorre perciò l'atto di fede, l'atto di fede di accogliere, come dicevo il Signore, di un amore che non è fermo in sé, un amore che si effonde. Dio viene dentro di me e quando Dio viene dentro di me io sento il bisogno di amare. La prova che Dio vive dentro di me è il bisogno che ho di amare. Non posso fermarmi a una semplice giustizia dei farisei o una giustizia umana. Sento il bisogno di amare, di tollerare e di perdonare. Sento in me una potenza e una forza che mi dice di abbracciare il mondo intero e di accogliere gli altri anche nella loro imperfezione. Dobbiamo arrivare a dire a tutti gli altri: io ti amo e desidero comunicare con te. Ce l'avete questa potenza? Avete mai detto io ti amo a qualcuno? Ma ditelo ogni tanto. Specialmente marito e moglie, magari non fate degli equivoci, dite una persona sbagliate, andate all'inquilino al piano di sopra a dire io ti amo, adesso questo chissà cosa capisce, però l'amore è proprio la parola di Dio, è la vera parola di Dio. Il santo sente un bisogno grande di comunicare l'amore di Dio che è in sé, d'accordo? Perché io ti voglio nella vita vera, nella vita eterna, che è la vita della carità, è la vita dell'amore. Gesù dunque non forza mai nessuno, vuole solo che apriamo il cuore. Che apriamo il cuore, come dicevo, all'ascolto, alla sua divina presenza e alla comunione con Lui. Bene, quando l'uomo allora accoglie Dio dentro di sé, finalmente si sente amato. E l'accoglienza di Dio è il sentirsi amato e perdonato. Misteriosamente sente che i suoi peccati sono perdonati, senza che lui chieda di essere perdonato. L'esperienza di essere perdonati è l'esperienza più grande che un uomo può fare, perché sente che le resistenze sono sciolte, che non c'è più nessun diaframma tra lui e Dio, e togliere i peccati del mondo è la vera opera di Dio. Ce lo vogliamo mettere in testa che la vera opera di Dio non è mettere a posto le cose del mondo, non è portare la giustizia, non è fare la pace con gli altri popoli. La vera opera di Dio è togliere i peccati del mondo, lo dice San Giovanni Battista appena Gesù appare sulla scena. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Togliere i peccati lo può fare solo Dio. Chi è che può entrare nel vostro cuore e togliere i peccati? Chi può farlo? Scusate un attimo, se uno di voi ha fatto un peccataccio bruttissimo 10 anni fa, e se lo porta dentro il cuore e dice io 10 anni fa ho fatto quella cosa distruttiva, ormai non ve la toglie nessuno, l'avete fatto. Ma sapete che se chiedete perdono a Dio, Gesù Cristo,
Lui entra dentro di voi, scusate l'immagine, e tira fuori questo peccato e lo distrugge col sangue della croce. Questa è l'opera straordinaria che solo Dio può fare. Quel peccato non l'avete più, non vi è più imputato. Ma voi preferite questo o prendere 110 all'esame di laurea? Voi mi dite, prendere 110 all'esame di laurea? O che ne so, la buona salute, o che vada bene una certa cosa, un certo affare. Noi uomini siamo così, non sentiamo il peso del peccato. Ma l'azione di Dio che toglie i peccati del mondo è veramente, quando entra dentro di noi, la prima cosa che fa. Ci perdona tutti i peccati, anche se noi non glieli chiediamo. Non gli chiediamo. Poi dobbiamo chiedere il perdono, intendiamoci, ma sentendoci perdonati è come l'acqua che scende in un cuore infangato. Allora la preghiera verrà spontanea ed ecco il terzo movimento. Prima l'ascolto, poi la fede e poi finalmente la preghiera. Ascolto, la fede, la preghiera. Parte dalla mia anima questo rapporto vivo con Gesù, persona dentro di me, non è un'idea, che si chiama preghiera. Allora è un'invocazione continua. Non è soltanto la preghiera delle lodi e dei vespri, non è soltanto la preghiera vocale, è una preghiera continua del nome di Gesù. Il nome di Gesù che spacca le rocce, è il nome di Gesù davanti al quale tutti piegano il ginocchio, in cieli, sulla terra e sottoterra. Il nome di Gesù distrugge ogni resistenza. Il monaco fa anche, allora, quando è in questo stato di preghiera, un esercizio dell'atto presente. La vita del monaco, ma anche la vostra, perché non sono mica venuto qui a parlare in una comunità di trappisti, sono venuto qui a parlare al vostro parroco Don Lorenzo, il quale deve assolutamente, se vuole essere un buon cristiano, vivere l'atto presente. La vita si semplifica. Cos'è l'atto presente? È quello che io possiedo adesso in questo momento. Il passato non ce l'ho più. Se Dio vive dentro di me, mi ha perdonato, io gli devo chiedere perdono, ma devo credere che tutto è spazzato via nella sua infinita bontà. È solo il diavolo che mi tira fuori. No, tu 10 anni fa hai fatto questo, la pagherai. E voi mi cosa dite? Eh sì, in effetti l'ho fatto davvero, purtroppo l'ho fatto. Allora Gesù insorge e dice, ma non pensare a questo, perché questo peccato non c'è più. Il passato non c'è più, va bene? Il futuro non c'è, non c'è. Diceva Kierkegaard, il futuro è un'invenzione del demonio. O meglio, il domani è un'invenzione del demonio. Non ci credete voi, eh? In realtà, se ci pensate, domani non c'è. Voi mi dite, no, ci sarà, ma non c'è. Siete sicuri di essere vivi domani? No. Siete proprio sicuri che domani sorgerà il sole? L'esperienza ci dice che dovrebbe sorgere il sole. Ma siete sicuri? Arriverà un giorno in cui il sole non sorgerà. L'ultimo giorno. La fine del mondo. Ci sarà. Questa terra finirà. Bene, il domani non ce l'ho. Non a caso Gesù dice, non preoccuparti del domani. Basta il giorno presente. Se riuscissimo a fare questo, vi assicuro, diventeremo santi oggi. Oggi. Cioè adesso l'atto presente. Io faccio un continuo esercizio di atto presente. Cioè adesso è l'istante in cui, ho solo questo istante in cui mi possiedo, mi posso donare a Dio. E Dio può donarsi a me, adesso. Non c'è un domani e non c'è un ieri. Oggi, ora, mi posso donare al Signore. E se mi dono al Signore, gli affido il mio domani, chiaro. Se il vostro padre è preoccupatissimo, domani cosa farò? C'ho un incontro, devo parlare col vescovo, c'ho il gruppo qua, c'ho il gruppo là. Ma che ne sai? Pensa adesso, all'oggi. Signore, abbi misericordia di me, perdona i miei peccati. Perdona sti parrocchiani che nei confronti dei quali io devo pagare un conto salato, però quindi perdonali tu, perché se no ci vado di mezzo io. Oggi, adesso è l'unico istante che abbiamo, l'esercizio del presente, perché Dio vive in me e Dio vive nell'eterno presente, non c'è un domani. Veramente il domani e la preoccupazione del domani è un grande inganno. Io mi incrocio con Dio solo adesso, io ricevo il Padre solo adesso, o adesso mai più, come si usa dire. E quindi mi affido a Lui anche nelle prove.
Nei momenti cruciali, difficili della nostra vita, mi affido a Lui, mi dono a Lui. Signore, se Tu hai permesso questo, se vuoi che succeda questo, va bene, io ci sono. Nella malattia e nella buona salute, nel dolore e nella gioia, io ci sono. Io cammino verso la meta rendendo grazie e ricevendo la grazia oggi, adesso, per camminare verso la meta. E mi ridono a Dio attraverso l'amore del fratello. Andiamo verso la conclusione, andiamo verso la conclusione. In questo cammino allora l'unico ostacolo è l'amor proprio, il vero esercizio del cristiano è il rinnegamento di sé. Io posso solo porre degli ostacoli alla grazia divina, diceva Diego Barsotti. Ma tu ci credi che puoi diventare più santo di San Francesco entro stasera? E io dicevo no. E lui mi diceva ecco perché non diventi santo. Perché non ci credi? E devo dire, ha ragione padre, io mi accontento, e diventavo una bestia se dicevi io mi accontento, il leone ruggente. Avete presente quel libro degli anni Ottanta, Io speriamo che me la cavo? Si fa così anche noi più o meno, io speriamo di cavarla, quando morirò. Poi Diego Barsotti si arrabbiava se dicevi, quando morirò vorrei andare in paradiso per il rotto della cuffia nell'ultimo posto. Ma diceva, ma quale cuffia, ma quale posto? Se tu ami il Signore non vuoi veramente fare un ingresso trionfale in paradiso, per dire finalmente eccomi qua. Intendiamo, siamo poveri peccatori, ma l'amore esige l'unione. L'amore vuole lo sposo, non vuole. Ma se voi amate uno e gli dite tu stai a 100 km e ti voglio vedere una volta all'anno, questo dice, ma che amore è questo? Se io amo uno dico voglio stare con te sempre e voglio avere a che fare solo con te. Io e te è un grande amore e niente più, cantava Peppino Di Capri. Per i vecchi che sono qui presenti, io e te è un grande amore e niente più, ed è la chiave. Potremmo cantarlo come canto d'ingresso, ho questa idea al parroco, una fine, io e te un grande amore e niente più, paroliere Peppino Di Capri, anni 70. Perché è proprio quello che fa la bellezza dell'andare in paradiso. Allora il monaco o il cristiano desidera andare in paradiso. Ma vogliamo parlare un po' anche del paradiso? No. Sembra che noi si vada verso un distinto dove non si capisce bene che cosa sarà. Paradiso è molto semplice, è il rapporto pieno con Dio, con il Signore Gesù, che già è dentro di me, cioè, in altri termini, già lo vivo nel mistero, se Cristo vive in me. Dopo non ci saranno grosse sorprese, continuerà questa realtà che finalmente diventa definitiva. Ecco perché Gesù dice, accumulate i vostri tesori in cielo. Ed ecco perché il demonio invece cosa dice? Non c'è il cielo. La vita si esaurisce in questo orizzonte umano. No, il paradiso invece c'è ed è il vero pieno rapporto con Dio, che avviene solo nel Figlio. Ascoltate questa parola di Diego Barsotti. Al di là di Cristo non c'è Dio per noi. Al di là non c'è nulla. Anzi, non c'è neppure un al di là, bellissimo. Sono i suoi paradossi. Non c'è neppure un al di là, non c'è. C'è solo la mia realtà con Cristo, che è sia qua che là. D'accordo? Quindi il cristianesimo non è essere buoni, il cristianesimo è essere uno con Cristo. I personaggi del Vangelo non erano mica tanto buoni, ma erano uniti al Signore. I personaggi dell'Antico Testamento non erano molto virtuosi, ma avevano fede in Dio. Avete presente Abramo che dà via la moglie? No, che Abramo, sì, Abramo, sì. Arriva in Egitto, dà la moglie al faraone e dice così, tu vai col faraone, io rimango vivo, perché sa, se sanno che siamo marito e moglie, fanno fuori me e ti prendono. Allora tu vai e dici che sei mia sorella. Bello, bravo Abramo, e se fossi stata Sara avrei detto, ma tu sei fuori di testa, ma io devo andare col faraone per tenere vivo a te, ti venisse più quant'altro, diciamo. Quindi Abramo e anche altri personaggi non appaiono ineccepibili, devono fare un cammino, ma la fede di Abramo noi non ce l'abbiamo, la fede di dire va e parti, vai in un altro paese, va e sacrifica tuo figlio Isacco. No, noi subito ci difendiamo, diciamo, Signore, cambiamo un po' programma. La fede di Abramo. Quindi la grandezza di questi uomini non è nell'essere buoni,
dobbiamo, intendiamoci, compiere atti virtuosi, ma è nella nostra unione con Dio, nel nostro essere uno con Lui. È Lui che ci fa buoni, è Lui che ci trasforma la vita interiore. Al di là non c'è Cristo, non c'è nulla, non c'è nemmeno un al di là. Per raggiungere questa meta, che è il paradiso, però, i mezzi sono, in ordine al fine, compiere atti di carità, cioè l'amore. Non c'è altro che l'amore. Dio in me mi ama, io mi sento amato, mi sento voluto. Percezione bellissima, io mi sento voluto all'esistenza, voi sì, voi no. Tante volte ho detto, chi mi conosce lo sa, se volete rovinare la vita di un bambino, voi mamme ditegli non ti volevo. Ci sono delle persone, conosco anche una signora che mi ha detto, mia mamma quando avevo 8 anni mi disse non ti volevo. Gli avete rovinato tutta la vita perché non si sente voluto, non si sente amato, non si sente voluto bene. Ebbene, il Signore invece mi voleva. Il giorno del mio concepimento papà e mamma hanno fatto qualcosa, sì, anche loro ci hanno messo la loro opera, ma Dio mi ha dato l'anima, cioè mi ha infuso immediatamente la mia essenza, la mia anima, cioè mi ha voluto. Allora, quando mi sento amato, sono più spinto e portato all'amore agli altri. Perché? Perché sì, ma non con gli altri poveri dell'Angola, il mio vicino di casa, voi, in questo momento, io vi amo, non voglio mica mettermi come esempio, io, perché ci conosciamo, con alcuni di voi ci conosciamo anche bene, in modo imperfetto vi amo, ma sento un trasporto verso di voi. Verso il vostro padre, quello che mi ha chiamato qua, io sento un grande trasporto verso, non mi vergogno a dirlo, se non gli dico ti amo, perché sennò dopo sul giornale dice il giorno dopo chissà cosa salta fuori, ma sarebbe la nostra vera realtà. L'atto dell'amore è la presenza di Dio in noi, e poi ce lo scambiamo e ce lo comunichiamo con atti di bontà, di gentilezza, di carità, di perdono, di sopportazione, di lode. Questa è la vita della carità, vuol dire che Dio vive in noi. Bene, dice Divo Brassotti, è l'ultimo pensiero che ho, quello che vivremo lassù lo viviamo anche quaggiù. La terra è già diventata cielo, la terra è già diventata paradiso. Perché nulla Dio ci sottrae di sé. Nulla Dio ci sottrae di sé. Nel mistero, sotto il segno delle cose, noi viviamo la stessa realtà. Ritorna? Nel mistero delle cose, dopo la morte non si aggiunge nulla. Quello che noi siamo, continueremo a essere. Cioè, se siamo in Cristo e siamo in Dio, la realtà divina sarà in noi. Bene, i monaci o i religiosi o i frati dovrebbero essere quelli che fanno un tuffo in questo eterno e ci rimangono, e devono additare al mondo intero, devono dire a tutti gli uomini che la vita divina è una vita bella, una vita di carità, perché abbiamo visto Dio. Il mistico, in fondo, è uno che vede Dio, poi torna dai fratelli e dice, ho visto Dio. E la gente dice, raccontaci qualcosa, com'era? Ma siccome non sanno dirlo con le parole, fanno la fine di San Giovanni della Croce, che disse, sì, ho visto Dio, com'era? Tenebra luminosa. O è tenebra o è luce, com'è? Non posso dirvi altro, non riesco a dirvi altro. Ho visto Dio, tenebra luminosa. Allora voi dite, vabbè, lasciamo perdere, va. Perché le descrizioni di Dio nell'esperienza mistica usano un linguaggio umano, invece, che è quello che è, che io posso dire quello che posso. Se invece appunto San Giovanni della Croce torna dopo aver visto Dio e la sua vita è luminosa, è trasformata, i suoi occhi, i suoi gesti, il suo essere diventano altro, allora ci convincono che Dio l'hanno veramente visto. E cosa faccio allora? Vengo anch'io per dire Iannacci all'epoca, che lui non mi dirà no, tu no, perché vengo anch'io, sì, vieni anche tu, vieni, perché Dio è bello. Come possiamo e dobbiamo dire questo ai nostri contemporanei, agli amici?
ma non preoccupatevi di fare testimonianze, la parola testimonianza non piaceva a Diego Bersotti, siate quello che siate e non vengo a essere testimone. Se mi ammazzano dovrò dire sì, farò testimone, ma non vengo qua a proporre qualcosa. Vengo qua se riesco a dire una percezione di una certa esperienza, ma io la comunico solo se la vivo, solo se sono quello che dico, perché se no diventa una lezione, va bene? E allora vi auguro al termine di questo incontro di vedere Dio. E se vi dicono, ma tu l'hai mai visto Gesù? Non dite, boh, ma forse, chissà, mi dicono, ma sì, l'ho visto! E dov'è? Vieni, vieni, te lo faccio vedere. Come dicevo alla fine, mi avrei detto, se mio babbo l'ha visto, chi è che suona qua? C'è un cellulare che suona. L'ha visto mio babbo? Sì, l'ha visto perché ha avuto una botta in testa quando gli feci lo scherzetto al giorno della mia ordinazione sacerdotale, che non vi dico che faccia aveva quando venne, proprio non ne voleva sapere, però fu l'unica volta che lo vidi con la cravatta, però si mise la cravatta e lui mi disse, che cosa ti devo regalare? Notate questo, cosa ti devo regalare? Papà, vieni con me a Međugorje. E lui disse, va bene. Non aveva la più pallida idea di che cosa fosse Međugorje, parliamo del 1990. Quando capì che non era un paese a 20 km da Bologna in cui andare e stare mezz'ora, dire una preghiera e tornare, ma era un posto al di là dell'Adriatico e doverci stare 5 giorni a dire dei rosari, cercò disperatamente di sottrarsi, ma io gli dissi, quod scripsit scripsit, gli hai promesso che venivi, adesso vieni. E ci fu la scena storica, il pullman e lui in macchina dietro, non volle salire sul pullman. Insieme, io tutti quei rosari non voglio dire. E papà, stai zitto, non dirgli, leggi Topolino, mettiti in fondo. No, pensate, venne, ma non volle darmi la soddisfazione di venire sul pullman. Io e quelli punti, scusate, abbiamo uno che ci segue dietro. Abbiate pazienza, ma quello è il mio signor padre, dietro in macchina. Io ogni tanto andavo dietro, vedevo lui con quest'aria che ci seguiva, scura, eccetera. Però appunto la percezione lui vede proprio lì, misteriosa, perché anche a volte si dice fa Međugorje per curiosità, lui lì venne proprio tirato per il collo. Quando ci fu lo scherzetto, il primo fu mio, il secondo fu di padre Iozzo, personaggio che a Međugorje adesso non c'è più. Quando fece una messa il secondo giorno in italiano, meno male, perché la prima in croato andò piuttosto male per mio babbo, la volta che la volta lì venne in croato, e lì ci fu la cosa simpatica che io ero prete da 3 giorni, e quando andammo in sacrestia, anche qui c'è sempre Modena di mezzo, ma chissà perché, c'era padre Iosio, un prete anziano di Modena che stava dicendo a padre Iosio, io oggi faccio 50 anni di messa. Allora io dissi, mi infilai e disse, io sono prete da 3 giorni, e di questo a 50 anni, io da 3 giorni. Padre Iosio stette zitto, poi andò in chiesa e disse, sentite, oggi volevo fare una catechesi sulla preghiera, ma ho cambiato idea, cambiato soggetto, perché si vede che la provvidenza oggi, vedete questo anziano, disse quel prete modenese, oggi fa 50 anni di messa, tutta la gente contenta, vedete questo, ero io. Questo è invece sacerdote da soli 3 giorni, è venuto qui a ringraziare la Madonna. Allora parlerò del sacerdozio. Mio babbo era in fondo alla chiesa, sempre in piedi vicino alla colonna, pronto a scappare. Questo cominciò a dire, il sacerdozio, che grazia, che dono, le mani del sacerdote, poi fece tutta una filippica sulle mani del sacerdote, eccetera. E cominciò a dire, beati i genitori che danno un figlio alla Chiesa, beati loro! Questo qua stava là in fondo, e quando ci fu il momento della benedizione, ormai l'ho raccontato tante volte, perché è un episodio anche bello, no? Padre Iosio disse adesso, alla fine della messa, era durata un'esagerazione, vi diamo la benedizione, quindi noi sacerdoti passiamo nella gente e imponiamo le mani sulla testa senza dire niente, voi mi raccomando non muovetevi perché c'era la gente che fitta così, se no si fa confusione, passiamo noi, tant'è che io dissi, ma padre Iosio cosa devo fare? Io ero un novellino, no? Dissi, cosa devo fare? Lui mi disse, passa, metti le mani sulla testa, è molto semplice, senza dire
dire niente, se no sarebbe durato un'eternità. Ebbene, quando scendemmo dalle scale per dare questa benedizione, mettere le mani sulla testa uno per uno, io vidi che l'assemblea si apriva come il Mar Rosso che si apriva in due parti e in mezzo passava Mosè, solo che Mosè non era Mosè, ma era mio babbo che dal fondo si faceva largo, era un bestione grande, grosso, a sgomitate. Quando io vidi che era mio babbo, disse: adesso questo si prende una partaccia da padre Iozzo, che ha detto tre volte nessuno si muova, state fermi, eccetera. Invece ci fu una sorta di momento magico, un silenzio, non so se la gente capiva che stava per succedere qualcosa. Tra l'altro io mi impaurì un po', perché non mi aspettavo che uno che fino a quel momento era stato piuttosto indifferente, se non contrario, mi venisse avanti con questa foga, con questa furia. Quando si parò davanti a me, disse a voce alta, neanche a bassa voce: io sono tuo padre. Mamma mia, io sono il primo che tu devi benedire. Mamma mia, mi misi le mani sulla testa. Mi siete zitto e se ne tornò al suo posto. Da quel momento ho cominciato ad andare a messa tutte le domeniche. Tutte le domeniche tornando a casa. E un altro colpo che mio babbo raggiunse, forse questo non l'ho detto, questa l'ho già raccontata. Una volta eravamo a Bologna, ero in visita a casa, andavamo in Strada Maggiore, non so se conoscete Bologna, Strada Maggiore, camminavamo io e lui sotto i portici, mio babbo a un certo punto mi disse: mi vorrei confessare. Io speravo che dicesse: papà, c'è la chiesa di San Petronio qui, andiamo. No. Ti vorrei confessare da te. Oddio, questa non me l'aspettavo. Un padre che chiede a un figlio sacerdote di confessarsi. Ovviamente non potevo rifiutarmi. Ci fu un ribaltamento assoluto. Lui diventava figlio e io feci il padre. E cominciò a dire i suoi peccati, camminando sotto i portici. Ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Io mi dovevo stoppiare, dovevo dire: adesso io non sono più figlio, mi metto tra parentesi e adesso li faccio il sacerdote. Alla fine gli diedi la soluzione camminando per la strada, poi non riuscì più di nulla. Ma pensate anche l'umiltà, se vogliamo, l'umiltà di quest'uomo che davanti al figlio lo riconosce sacerdote. Molto più, quindi senza dire: oh, mi scuso se per tanti anni, eccetera, con questo gesto. Io ho visto un uomo che poi girava col breviario in mano, non voleva farsi vedere, si vergognava un po', e andava a messa tutte le domeniche, ed è morto dicendo: arrivederci, l'ultima parola che mi ha lasciato, come a dire: ci si vede, io vado, ciao. Questa fu la sua ultima parola. L'aveva visto Gesù, riuscì io a farglielo vedere, non certo io, ebbe una percezione del Signore, ma direi proprio di sì. L'ha visto e come? Perché convincere un uomo che non è mai andato a messa ad andare a messa la domenica, ci vuole l'opera di Dio qua, eh? Le mogli qui non c'entrano niente, perché mia mamma gli diceva: vieni a messa, vieni, ci andava. Quindi le donne non riescono, i figli nemmeno, figuriamoci. Chi è che può entrare in quest'anima e dire: ora basta, ora guardami, sono io, sono Gesù. E qui interessante anche questo processo. Prima indifferente per tanti anni, indifferente. Poi, quando io sono andato via, nemico. Tant'è che diceva a mia mamma: l'hai convinto tu, gli hai fatto il lavaggio del cervello ad andarla. Mia mamma diceva: no, ma quale lavaggio del cervello? Non ho fatto niente, sono innocente. Era diventato nemico. Il Dio gli aveva rubato un figlio. Da nemico ad amico, tac, un passo. Allora, molto meglio. Molto meglio no, ma è facile diventare amici di Dio quando si è stati per un certo tempo nemici. Non lo auguro, dobbiamo viverlo. Ma almeno era qualcuno, vedete, prima era nessuno. Poi aveva un io che gli aveva disturbato la vita, ma esisteva, almeno esisti. Terzo passaggio, siccome esisti, mi arrendo. E quando si è arreso, lo ha conosciuto. Lode e gloria a Dio in eterno. Io ho concluso, ma vi ho portato un piccolo regalo.
a celebrare questo nostro incontro in cui si parlava della santità di Dio. Vi ho portato dalla Terra Santa, niente meno, vorrei che voi apprezzaste, delle boccettine di olio benedetto. Olio di nardo, estratto di nardo, adesso mi sembra di essere il venditore, no? Vengono, signori, vengono, estratto e olio di nardo, di cui nel Vangelo si dice la Maddalena aveva un vasetto di olio di nardo profumato di altissimo valore e unse i piedi e il capo del Signore. Sono stati presi da una signora che è andata in Terra Santa, me li sono fatti portare, li ho benedetti ed esorcizzati anche, perché sa, il diavolo ha cacciato via, con la giusta formula, e dico, mo adesso vado a Serra Mazzoni e riporto a coloro che vogliono essere presenti. Quindi, quando venite qua, è un piccolo segno. Cosa serve l'olio? Ovviamente è ungersi, cioè è sempre il rinnovo della promessa battesimale, siamo figli di Dio, re, sacerdoti e profeti, quindi uno si dà l'unzione, lo prende, lo mette sul pollice, l'unzione sulla fronte, anche su parti malate del corpo, benedire se stesso e anche altri se lo desiderano i vostri figli. Ecco. Poi vedo al tavolo delle vendite, questo era per stasera, però si può fare anche adesso, il librettino, il matrimonio perfetto che ho scritto sul matrimonio, se lo desiderate lì in vendita, a poco prezzo, diciamo. Sia per stasera. Oh, di questo ce n'ho una seconda scatola, perché siete un po' molti rispetto forse a quelli che ci sono, uguale a questa, però l'ho lasciata là dove ho fatto il pranzo, questa sera alle ore 21, qual è? 20:30? Se ci siete, se fate il replay, ne porterò degli altri, però può darsi che bastino per tutti. Allora ringraziamo il Signore di questo nostro incontro. Facciamo una preghiera, vi do la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. Amen. Che benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.